sondaggio del lunedì realizzato da SWG per il TG di La 7 di Enrico Mentana è praticamente uguale a quello della scorsa settimana. Le variazioni sono state minime, ed è una sorpresa positiva soprattutto per i partiti della maggioranza, dato che si è discusso molto della mancata proroga del taglio delle accise e del conseguente aumento del costo del carburante. Giorgia Meloni ha motivato chiaramente e ripetutamente la decisione e si vede che gli italiani hanno capito. Nel sondaggio mostrato da Mentana, Fratelli d'Italia è l'unico tra i principali partiti ad essere rimasto invariato al 31,3%. Per ora, quindi, nessun effetto benzina, come prevedevano o meglio, speravano gli oppositori del partito della Meloni. Tutte le altre forze politiche restano molto lontane, a cominciare dal Movimento 5 Stelle che è stato rilevato al 17,6%, meno 0,1 rispetto alla scorsa settimana. Recupera qualcosina il PD, che invece è dato al 14,2%, meno 0,2. Sotto la doppia cifra perdono gli altri due partiti del centrodestra. La Lega è rilevata all'8,3%, meno 0,29 e Forza Italia al 6,4%, meno 0,5, il dato peggiore di questa settimana. Nel mezzo c'è l'alleanza Azione Italia Viva, che vale il 7,8%, più 0,3. Infine da segnalare Verdi Sinistra Italiana al 3,7%, invariata, più Europa al 3%, invariata, per l'Italia con paragone al 2,3%, più 0,1, e Unione Popolare all'1,8%, più 0,2.